Un tripudio di colori, aiuole di morbidi pompon che abbelliscono nei tre giorni della Dunata il giardino di Santa Corona. L'evento Intrecci di Pace ha annodato un'intera comunità. Manufatti a tema alpino che ad offerta libera andranno a finanziare laboratori di educazione alla non violenza per giovani e giovanissimi, oggetti a mano alla cui realizzazione hanno partecipato dalle scuole alle associazioni e in cui sono stati impiegati 7.000 gomitoli, dando vita a quasi 8.000 pompon, oltre agli oltre 1.000 manufatti tra gagliardetti, coccarde, spilla, penne alpine e segnalibro. I pompon a oggi sono quasi 8.000, io so che in questo momento ne stanno arrivando degli altri, sono circa un 6.000-6.500 fatti dai bambini delle scuole, sia dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado, e gli altri da volontarie. Ci sono anche dei centri anziani e delle associazioni creative, non solo di Vicenza, abbiamo avuto aiuto da Trento, da Trieste e da Mantova. Un sogno di pace, il motto di questa 95esima Dunata, che si riversa e si traduce anche con i piccoli oggetti realizzati per un fine benefico. Non è una contraddizione in termini che un'associazione d'arma persegua il sogno di pace, proprio perché la nostra associazione da sempre fa memoria non delle guerre, ma degli uomini che sono stati travolti da queste guerre. E nessuno come chi ha studiato questi eventi, chi conosce l'orrore, la tragedia che queste guerre hanno comportato, il sacrificio che hanno riversato sulle famiglie, nessuno come noi conosce il significato della parola pace. E noi operiamo per la pace ogni giorno con la condivisione, con i lavori, con la solidarietà, con l'opera, perché la pace si costruisce giorno per giorno, questo è il nostro sogno di pace.